francese giovanissima di 105 anni che racconta di una vita passata a lavorare, a tirar su una famiglia numerosissima, e a zappare la terra, a vendere i prodotti. Una vita di fatica, però è così bella, così serena, così dolce, davvero dice molto più di speranza a lei del futuro di tanti altri che oggi ho incontrato e che hanno molti meno anni di lei. Trasino, fratello della Trasino Rosa, che compie 105 anni oggi e sta abbastanza bene perché per la sua età siamo contenti su quello. Non è mai stata sposata perché è sempre stato scapolo, eppure ha avuto era anche una bella ragazza da giovane, me la ricordo bene, era una meraviglia, ha fatto la contadina come me. Siamo gli unici contadini rimasti di San Martino, ha sempre fatto la contadina lei. Avevamo anche un negozio da frutta e verdura prima della guerra e non si è mai voluta sposare, eppure aveva fino alla persona che però è sempre piaciuta, è sempre stata per me, per i miei fratelli, una mamma oltre sorella. Buongiorno, sono Volli, sono il medico della struttura e responsabile sanitario. La signora Trasino, 105 anni oggi, è una persona con uno stato cognitivo ottimo nonostante l'età, ovviamente con alterazioni tipiche della senilità alta, trascorre le sue giornate in spazi comuni, quindi in mezzo alle altre persone, nonostante l'età ancora un buon apporto sia alla terapia occupazionale che a stimoli neurocognitivi, ovviamente blandi sempre relativamente all'età, ed esegue fisioterapia con una deambulazione assistita con il fisioterapista, ovviamente pochi passi, non tutti i giorni, comunque ancora in grado anche di deambulare, cioè camminare per quello che è il linguaggio comune. Una persona tranquilla che ha avuto delle serie problematiche cardiorespiratorie, ma che ha sempre superato, ovviamente con delle terapie, con delle attenzioni particolari, però che ha sempre superato brillantemente. Oggi è una giornata particolare perché oggi la signora compie 105 anni e nella sua vita peraltro ha anche subito alcuni traumi, alcune situazioni anche estremamente importanti, cioè è entrata in uno stato di coma per ben 2 volte e ne è sempre brillantemente uscita, per cui è una tempra decisa.